presenti. È una conferenza stampa, vedo che ci sono anche altri amici che ci fanno compagnia. Registriamo subito a margine l'assenza di uno dei candidati perché è impegnato, parlo di Emilia Malleo, è impegnato a Loreto nella sua attività, diciamo, principale, che è quella di seguire gli amici del volontariato della cultura cattolica, che si scusa per non essere presente ma ritornerà nei prossimi giorni. Inutile dire che l'avventura che ci stiamo preparando ad affrontare è quella nata da un gruppo assolutamente omogeneo che mi sia consentito a come comune denominatore quello di avere le idee molto chiare. Partiamo certamente dall'entusiasmo dei giovani che sono il motore principale di tutta questa avventura, partiamo anche dalla sensibilità e dalla forza che deve essere riconosciuta alla componente femminile, che si distingue in qualche modo per essere impegnata nei vari settori, nelle varie esperienze, nelle varie professioni, e il contributo di chi invece ha qualche annetto in più e che ha avuto già l'esperienza amministrativa, cioè quella di essersi già misurato nel campo dell'amministrazione pubblica, uniti tutti quanti, dicevo, dall'entusiasmo di voler portare quel contributo nei vari settori di appartenenza per un'amministrazione futura. Un percorso che in realtà è nato anche diverso tempo fa, è un dialogo che noi abbiamo cominciato a costruire a ridosso delle scorse elezioni amministrative, è nata una sinergia, una simpatia, una convergenza di idee, di obiettivi, abbiamo fatto anche tesoro di errori che sono stati commessi in passato, errori che ci consentono oggi di essere seduti uno a fianco all'altro senza distinzioni di idee, ma con un comune denominatore che è quello di metterci al servizio del Paese, perché solo questo deve essere considerato l'obiettivo primario. Cosa dire? Nell'altra convergenza che c'è stata, è stata registrata subito, c'è anche quella di avere l'obiettivo, anche in questo caso, di occuparci delle cose di immediata percettibilità. Fra queste devono essere certamente considerate quelle piccole cose, quei progetti non megalomani che invece hanno un po' allontanato la gente dalla realtà, quelle piccole cose che in realtà sono mancate e che il Paese in qualche modo rivendica perché ne ha la necessità. È sfuggito in tutto questo periodo la cura dell'ordinario, la cura del decoro, del decoro urbano, dell'arredo urbano, delle pulizie, in qualche modo di quella esigenza che tutti abbiamo della percezione della nostra isola in qualche modo, in modo positivo. Per chi si avvicina al nostro territorio, voi vedrete che direttamente allo sbarco del traghetto noi non diamo la nostra migliore immagine, non diamo l'immagine che in realtà compete e dovrebbe competere sempre a questo paese, perché il benvenuto non si vede davvero. Godiamo certamente delle ricchezze del nostro territorio che sono un biglietto da visita, ma questo non è percepito da chi arriva e non è percepito neanche dai cittadini. Auspichiamo di arrivare a una città assolutamente più vivibile, a una città molto ma molto meglio godibile, a una città che sia apprezzata da quello che deve essere il motore economico del futuro. Io non vi terrò occupati per molto tempo perché poi mi aprirò le vostre domande, ma soprattutto cerchiamo di coniugare e di tradurre in cose concrete quello che è il patrimonio di cui tutti disponiamo. Abbiamo uno splendido ambiente, abbiamo un patrimonio storico e culturale che deve essere valorizzato, abbiamo l'obiettivo di curarci dell'occasione lavoro. Quando parliamo di occasione lavoro parliamo di tutte quelle potenzialità che il territorio ancora oggi non esprime e che deve essere considerato un obiettivo primario, perché come tutti sapete i posti di lavoro oggi non sono più sicuri neanche per chi ha il posto fisso, ma bisogna trovare lo strumento perché i nostri giovani, i figli e in qualche modo le generazioni future possano gettare le basi per quella che dovrà essere una loro futura occupazione.
Detto questo, vengo a presentarvi quelli che sono i componenti della lista. Della Emilia Malleo vi ho detto prima che è assente, dipendente del Ministero della Difesa, lavora presso il Genio, molto impegnata nell'ambito ecclesiastico, nel volontariato e nel sociale, si occupa non solo delle competenze demaniali del suo lavoro, che è una cosa molto importante, voi andrete a verificare anche dal nostro programma, perché demania è una presenza imponente nel nostro territorio con moltissime strutture, e questo ci tornerà utile per inquadrare bene quelle che sono, che possono essere le chiavi e i grimaldelli per scardinare in qualche modo quei chiavistelli che tengono legato questo patrimonio immobiliare, in qualche modo da dover tradurre anche questo in formato. A seguire, per andare in ordine alfabetico, abbiamo Roberta De Marzo, 31 anni, anche se ne vuole che si dica 30, è archeologa, è già stata impegnata a livello culturale con studi specifici su quelle che sono, ha anche fatto la tesi su quelli che sono i nostri patrimoni archeologici della Maddalena, ci tornerà comodissima e utilissima per aiutarci a comprendere come adoperare questo patrimonio, se questo patrimonio può essere messo a sistema, in un sistema che, anche questo è scritto nel nostro programma, può, assieme all'intervento di tutti gli altri componenti della lista, consentirci di introdurre uno di quei circuiti che non è stato mai valorizzato come offerta al turismo. È mossa da un grande entusiasmo che deriva assolutamente dalla sua giovane età, è una ragazza assolutamente energica, ha fatto molti studi e molti master anche nel settore di amministrazione, e questo in qualche modo tornerà davvero. Monia Donetto, 36 anni, è ragioniere, impegnata nel campo immobiliare, agente immobiliare, conosce bene il nostro tessuto urbano dal punto di vista economico, sa la crisi che affronta il nostro territorio anche da questo punto di vista, vede e conosce benissimo quelle che sono le problematiche che costituiscono anche il freno di una parte importante del territorio che non decolla. Orsola Badaluno è conosciuta, 45 anni, come imprenditore commerciante, molto attiva nello sport, nei ragazzi, nei giovani e via discorrendo, anche questa è una componente molto importante. Come vedete, le nostre donne, le nostre ragazze hanno competenze che difficilmente si sovrappongono, ma la loro forza, la loro sensibilità femminile tornerà assolutamente molto. Dopodiché abbiamo Annalisa Gulino, che è architetto, libero professionista, 42 anni, esperta nel settore urbanistico, esperta nel settore dell'edilizia, ci ha lavorato come libero professionista, ci ha lavorato anche come appartenente della commissione edilizia al tempo, anche nell'ambito dell'istituzione del parco, e il suo apporto sarà importantissimo per capire come noi dobbiamo poter tradurre il tessuto urbano e tradurre allo stesso modo quelle componenti che ci devono far recuperare quel decoro di cui vi ho parlato in apertura. È libero professionista molto dinamico, assolutamente moderato, vede il nostro territorio come un patrimonio da sfruttare il più possibile senza per questo, solo per questo, disperderlo, e in realtà solamente valorizzarlo. Questa è una cosa molto importante. Maria Piazzonca, 48 anni, è già conosciuta come assessore, è stato anche consigliere provinciale, è anche lei dipendente del Ministero della Difesa, è anche lei impegnata nel sociale, perché in qualche modo si occupa pur sempre di quelle categorie socialmente più deboli, che l'hanno vista impegnata anche lì in opere di volontariato, soprattutto silenziosa, e questo le fa molto onore. Anche lì viene da esperienze di amministrazione passata, ha messo a disposizione tutta la sua energia, tutta la sua competenza, crede in questo obiettivo. E più vi stia anche a ripetere che il nostro gruppo è formato da persone che vanno assolutamente d'accordo, non ci sono frizioni come è accaduto da altre parti, sono tutti legati dallo stesso entusiasmo e, dicevo, dalla stessa prospettiva, cioè quella di cercare di realizzare qualcosa per questo paese che sia davvero percepibile ai più. La componente maschile in ordine alfabetico, Gianluca Cataldi, lo conoscete, 41 anni, avvocato,
impegnato ovviamente nel mondo di lavoro, la sua competenza giuridica è a servizio ovviamente anche dell'amministrazione, dei colleghi di amministrazione e dell'amministrazione stessa. Me lo trascino dietro da una vita, siamo anche colleghi di studio, non per questo non si è avuto, non si sono avute anche delle idee differenti, ma il percorso passato ci ha consentito di fare sintesi, trovare i punti di unione senza nessuna fatica, perché in realtà anche con lui, anche con Gianluca abbiamo una benissima convergenza di quelle che sono le esigenze, perché oggi ideologicamente noi dobbiamo mettere da parte tutte quelle che sono le appartenenze di ciascuno, perché siamo chiamati come lista civica a dedicarci solamente alla cosa. Stefano Cossu, giovanissimo, 29 anni, bancario, esperto, lavora al Banco di Sardegna, è esperto nel settore business delle aziende, ci tornerà anche lui comodissimo, perché anche qui nel nostro programma c'è l'intento di creare una struttura che possa mettersi a servizio delle aziende in sinergia con l'amministrazione comunale per creare le opportunità di ripartenza e di crescita. Figlio di commercianti del tessuto locale, quindi anche Stefano conosce, almeno anche per la storia familiare, quelle che sono le problematiche del nostro territorio. Massimiliano Guccini, 40 anni, dipendente dell'ASL, impegnatissimo anche lui nel sociale, la corrispondente figura maschile quasi di Maria Pia, con impegno, mio compagno di avventura nella precedente amministrazione, abbiamo condiviso più gioie che dolori, perché ci siamo sempre comportati e misurati secondo obiettivi comuni, sindacalista molto vicino alla gente che ha bisogno, non ama altro che il proprio paese, la propria gente e soprattutto le parti del nostro territorio dove c'è necessità di in qualche modo mettere qualcosa. Fabio Lai, 31 anni, ormai lo conoscono tutti, 5 anni fa abbiamo fatto l'avventura assieme, militare, capitaneria di porto, è stato anche impegnato nel settore del volontariato, missioni umanitarie anche all'estero, ha, nonostante la sua apparente energia, in realtà una grande sensibilità per questa problematica, è il motore dei movimenti giovanili, perché dietro di lui ci sta una bellissima realtà che è quella di tanti giovani che hanno deciso di fare sintesi, di muoversi in maniera spontanea e che sono presenti nel nostro territorio da più di 5 anni, che fanno sentire il loro rumore, le loro esigenze, la loro esuberanza giovanile, che è un patrimonio che va considerato in termini assolutamente positivi, è la pista di lancio assieme agli altri giovani di quello che sarà considerato il tessuto amministrativo del futuro. Il nostro sforzo è quello di preparare le basi perché poi i giovani del domani, e lo dico per me che di anni ne ho 51 da ieri, grazie, 51 da ieri, e metteremo da parte, e dovremo metterci da parte, magari neanche fra molto tempo, per cercare che i giovani di oggi siano in qualche modo lo strumento che servirà per amministrare questo paese. Fabio è una persona di assoluta fiducia, ha un enorme entusiasmo e io sono sicuro che riuscirà a tradurre in cose concrete tutte quelle che sono le idee e i progetti che i giovani di oggi hanno e che ancora non sono riusciti a realizzare per quella burocrazia che in qualche modo costituisce un freno. Domenico Lecci, 36 anni, anche lui avvocato, anche lui proviene dall'area vicino all'ambiente cristiano, ne è molto impegnato anche lui nel sociale e in questo settore, è un'anima appartenente al settore della sinistra isolana, questo sta a dimostrare che quando la sintesi si fa e si fa sulle idee non sono i partiti che dividono, è stato membro del locale Partito Democratico, vede e sente la necessità di dare il suo contributo anche lui in questa splendida avventura, è giovane nonostante i pochi capelli, però ha in qualche modo anche lui una grande predilezione per le cose fatte bene, forse un po' la sua formazione professionale lo aiuta anche in questo settore.
Alberto Muretto, di anni lo dovrò dire, 52, fatta apposta, ex dipendente del Ministero della Difesa, persona molto conosciuta a Maddalena, molto ben voluta, e in qualche modo intervenuto anche in maniera molto silenziosa pure lui verso le persone che hanno bisogno. È un uomo di grande energia, crede in questo progetto anche lui da molto tempo, ritiene di potersi mettere a disposizione anche lui delle persone di quest'isola, perché io personalmente ne conosco le due, è una persona non solo di grande onestà ma di grande lealtà. Nieto Giovanni Agostino, noto Gianni, anni 50 per la mia Cipeone, dipendente anche lui del Ministero della Difesa, è stato impegnato anche lui nel mondo dei sindacati, e assieme agli altri colleghi partecipa anche lui a questa avventura provenendo dal progetto che avevamo costruito 5 anni fa. È buon conoscitore dell'aspetto della Marina Militare, questo ci serve per riuscire a tradurre in cose concrete i rapporti istituzionali con la Marina assieme agli altri dipendenti ed ex dipendenti. Noi dobbiamo veramente fondare il nostro futuro sul rispetto istituzionale reciproco tra le varie istituzioni, abbandonando quelle che sono le scelte di natura ideologica. Abbiamo avuto e sentito la necessità di metterlo per iscritto nel programma, perché non deve essere un freno per la crescita del paese. Vediamo con molto favore la presenza della Marina Militare, la Marina Militare a noi ha dato tanto, continua a dare tanto, speriamo dia ancora di più. Lungi da noi considerare circostanze come quelle che sono state vissute fino a poco tempo fa, di lotte ideologiche che hanno portato all'allontanamento di queste presenze, che in realtà hanno costituito motore primario per il reddito di tante famiglie, direi di tutte, bene o male, le famiglie maddalenine in un modo o nell'altro. Pier Paolo Olivieri, esperienza già avuta, avvocato anche lui, 50 anni, tra poco 51, inutile che faccia finta, è stato già assessore, è stato già consigliere comunale, esperto della macchina amministrativa, anche lui molto impegnato non solo nell'aspetto professionale, tutti questi che io cito avvocati sono liberi professionisti, quindi hanno un reddito proprio personale che non andrà a incidere in alcun modo su quella che è la macchina amministrativa. Pluriennale esperienza amministrativa che mette a disposizione del proprio territorio. Noi contiamo anche molto sull'aiuto di Pierpaolo nel settore sportivo, dove egli stesso si è in qualche modo distinto con discreti successi, e che nasce e cresce all'interno di questo progetto in questa sintesi che è stata fatta dall'appartenenza passate, ma che, vi ripeto, oggi trova un'omogeneità che è straordinaria, e io devo dire con sincerità non lo faccio per promuovere il nostro obiettivo, ma che sorge assolutamente spontanea questa omogeneità. Lavoriamo assieme da diverso tempo, abbiamo fatto un percorso assieme anche in consiglio comunale, così come l'abbiamo fatto con Claudio Tullis, libero professionista, esperto nel settore del commercio e in qualche modo di quelle che sono le esigenze del nostro tessuto commerciale, anche lui fa parte del direttivo regionale della Confcommercio, anche lui un percorso amministrativo, una buona esperienza, anzi un'ottima esperienza nel campo della programmazione e del reperimento di quei fondi che possono essere necessari per i finanziamenti europei e regionali, tornerà molto utile per la ricerca di quei fondi di cui tutti noi abbiamo bisogno se vogliamo mettere le basi per un progetto che attinga con delle novità a quei bilanci che sono mai stati adoperati fino ad ora. Infine Roberto Gazzi, 54 anni, il più grigio dei presenti come capello, no, dopo De Luca Cattardi nonostante l'età, anche lui esperiente, ex dipendente del Ministero della Difesa, anche lui di famiglia molto presente nella Marina Militare, con vertici di livello nazionale, ha anche lui esperienza come consigliere e come amministratore nelle scorse edizioni delle nostre campagne amministrative, molto esperto anche del settore sportivo, ha
anche lui inteso aderire in maniera assolutamente spontanea a quel lavoro che abbiamo iniziato già da tantissimi anni fa, a ridosso delle ultime elezioni, di fare sintesi fra quelle che erano tre liste dell'epoca passata, che oggi vedono anche il contributo di qualcun altro che ha fatto parte anche della quarta, per creare e riportare le forze migliori in un nuovo progetto. È, vi ripeto, una squadra che ha tutte le caratteristiche per amministrare in armonia, per stare vicino ai cittadini, per avere davvero come obiettivo principale solo ed unicamente quello di stare più vicini alla gente. Io vi ho presentato la lista, il nostro programma è a vostra completa disposizione e io direi che ora, nuovamente ringraziandovi per essere presenti, devo dare a voi la parola per le eventuali domande. Grazie. Il problema che ci coinvolge tutti, trasporto. Come lo risolvere? Trasporto qui alla Maddalena sono veramente, per ora almeno, una grossa parte che noi parliamo di turismo, parliamo di tante belle cose, però quando il turista è presente, io l'ho visto un sacco di volte, arriva qui e si sente, mi sta anche sardo, si sente sparare 50 euro tra lui, i due bambini e la macchina per andare a vedere il Museo di Caprera, torna indietro. Quello vuol dire la conoscenza della città per questi turisti diventa, per questi che se ne vanno, diventa difficile, anzi diventa, sai come succede, no? Come vai a casa e dici no, ma dai, non si può manco entrare, quindi cosa vai a fare? Va a pagare, perché poi da lì puoi prendere una navetta per andare a visitare lì senza pagarti, insomma, parole povere, chiaramente come potreste affrontare questo problema? Intanto ti ringrazio per la domanda, anche perché questo mi dà lo stimolo per dire che all'interno di questa compagine che si propone per le prossime elezioni amministrative non c'è una sola persona favorevole alla privatizzazione della sala. Non ce n'è. Mi sa che la privatizzazione ormai. No, però mi sa che ormai finisce il 31 di dicembre, questo non esclude, finisce il 31 di dicembre ma siamo ancora a maggio, questo non esclude che si possano fare tutte quelle azioni che sono ovviamente ancora possibili per convincere lo strumento regionale ed eventualmente anche rimpallando il tutto anche a livello nazionale perché risolva uno di quei problemi che sono per noi fondamentali. La presenza della linea pubblica, io lo dico questo, poi affronterò il problema dei costi. Il problema della linea pubblica è per noi una garanzia di effettività del collegamento, è una garanzia che la presenza del pubblico, la presenza dell'intervento regionale ci deve consentire di confidare ancora sul fatto che un domani una difficoltà di un imprenditore non ci faccia diventare più isolati di quello che siamo. Con questo noi non abbiamo assolutamente detto che siamo contrari anche all'intervento dei privati, nel senso che in un dualismo rappresentato da un collegamento pubblico che è un diritto che ci deve essere riconosciuto efficace ed efficiente, ben possono inserirsi anche i privati perché migliora certamente la qualità o comunque la quantità dell'offerta. Potrebbe in teoria cambiare i prezzi, ma lì bisogna portare avanti la lotta che è iniziata tanto tempo fa, che se ne dica, perché è un lavoro che è stato iniziato da diversi anni, di convincere le autorità regionali che c'è una grande struttura nel nostro sistema di collegamenti che è dato dal fatto della differenza del prezzo di collegamento. Abbiamo sempre ripetuto a più persone e in più incontri, anche in apposite conferenze che sono state fatte a Capoforte, in incontri regionali, che se un cittadino di Nuoro liberamente va a Mamoiada senza pagare alcunché e non paga per entrare, noi non possiamo continuare a vivere la struttura e vedere che un cittadino del territorio restante della regione, e direi bisogna pensare in grande, di tutta l'Italia, debba pagare un prezzo differente per arrivare all'interno del nostro territorio. Queste cose, di queste cose bisogna convincere assolutamente la regione perché ponga rimedio, eventualmente mettendo le finanze necessarie per ammortizzare questo costo, ma soprattutto per far sì che la nostra linea, il nostro ponte marittimo di collegamento non sia e non rimanga e non continui ad essere
solo uno strumento di speculazione, di speculazione economica, perché questa strozzatura che è inserita fra questo tratto di mare sta in qualche modo comprimendo non solo la nostra velleità di crescita, ma la nostra velleità di far commercio, di fare turismo, di portare la gente dentro, di far accedere liberamente al nostro territorio come territorio appartenente all'intero territorio regionale. Questa è una lotta che ovviamente deve essere continuata in tutti i settori, anche occorrendo a livello europeo, nella quale noi non ci dobbiamo assolutamente smarrire e neanche adagiare all'idea di una sconfitta, perché la politica in sé può costringere gli strumenti regionali ad adottare dei provvedimenti. Certamente magari dal punto di vista economico i conti non tornerebbero, ma quando la politica interviene deve intervenire appositamente per inserirsi economicamente dove la finanza non basta. Io sono uno che sostiene che la soluzione di questo problema non venga dalla giunta regionale, ma debba venire dal consiglio regionale, che deve adottare una apposita legge per garantirci questo servizio che l'Europa non ci ha mai in realtà detto di eliminare. Questo noi lo dobbiamo assolutamente rivendicare, continuare a farlo. È chiaro che ha un'implicazione anche sulle occupazioni, chiaro che bisogna anche risolvere il problema di un trasporto passeggeri possibile, chissà mai perché non auspicabile, in maniera tale che potrebbe essere anche un'altra offerta per far sì che la gente, l'esperimento è già stato fatto in occasione della Louis Vuitton al margine del G8 fallito, che può portare, dicevo, delle grandi risorse, perché i sardi allargherebbero il turismo invernale, ma anche tutti gli altri cittadini italiani hanno oggi un impedimento oggettivo a percorrere, a godere del territorio che fa parte non solo di una regione ma dell'intera nazione. Bene, questo non deve essere assolutamente consentito. Sul costo dei traghetti, per tornare al discorso principale, e cioè quello della percezione che hanno della nostra isola, se io chiedo 40, 50, 80 euro una macchina per arrivare alla Maddalena e oggi fai scendere queste persone in un tessuto così urbano, così disagiato, la percezione che ne hanno, e ricordo che ne avranno, è solo del costo del traghetto. Se tu vai a Carpi e spendi la stessa cifra, hai il ricordo di Carpi e ti sei dimenticato del costo del traghetto. Con questo non voglio dire che bisogna giustificare quel prezzo, tutt'altro, ma che queste due azioni devono essere portate e combinate contemporaneamente, in maniera tale da fare percepire il nostro territorio come all'altezza del prezzo e contemporaneamente abbassare il prezzo in qualche modo per conseguire questo territorio seguito anche da chi non se lo può permettere. Questo è un obiettivo da raggiungere, bisogna continuare a sensibilizzare le amministrazioni regionali senza in questo modo dividerci. Inutile dire che il campanilismo per la privatizzazione del collegamento oppure no è una completa iattura, perché ci allontana dal problema non lo danneggiamenti, il paese è sotto assedio. Come pensi di risolvere il problema dell'ordine pubblico, visto che ogni santo giorno si registrano atti di vandalismo e eccetera eccetera? Oppure tu hai qualche problema, come qualche candidata sindaco che ha dichiarato che è preferibile, che non è così grave, perché poi arrivano le forze dell'ordine e controllano a lui senza cintura o senza assicurazione? Intanto noi dobbiamo migliorare quella che è la vigilanza, con questo non vuol dire solo repressione. Abbiamo un enorme tessuto urbano del centro storico e non solo, che oggi è oggetto di scorribande non accettabili. Per risolvere questo problema certamente bisogna inserire sistemi di vigilanza. Noi abbiamo lavorato a un progetto che può servire, dovremmo riuscire a proporci nel reperimento di fondi per aiutare anche al privato ad aumentare i servizi di autovigilanza con degli incentivi per acquistare gli strumenti. Questa è una lotta che va combattuta nel territorio, ma dalla base. Bisogna ricominciare a partire dal basso, inserendoci ovviamente già all'interno delle scuole, per cercare di capire che l'educazione civica deve partire direttamente dalla scuola, aiutare le famiglie che in qualche modo in questo momento si trovano nel dualismo di allontanare da se stesse le responsabilità per qualche ragazzo che magari non si comporta bene, è una reazione
culturali di tutte le famiglie, quindi dobbiamo introdurci anche lì in un sostegno alla comunità minorile perché sia guidata a stare nelle regole. Avevamo parlato tempo addietro all'interno di una nostra specifica riunione di immaginarci un progetto con il quale potevamo andare a sensibilizzare gli stessi ragazzi perché fossero loro a vigilare, e questo significa riuscire a coinvolgerli, a responsabilizzare, a coinvolgerli nel comprendere che è un modo sbagliato di sfogare la propria energia. Va da sé che tutto questo deve essere portato al contempo con riferimento di quelle che sono strutture, aree da destinare ai ragazzi, perché i ragazzi oggi sono lasciati a se stessi, sono lontani dalla scuola, sono in qualche modo lontani dalla famiglia perché la famiglia è disarmata, sono lontani dalle istituzioni perché le istituzioni, quando i ragazzi non si avvicinano, in realtà dovrebbero essere le istituzioni ad avvicinarsi ai ragazzi. L'esempio va dato la presenza nei punti strategici anche dell'amministrazione, in un momento specifico può servire per loro, per capire qual è il loro disagio e cercare di aiutarli. Io non sono per demonizzare questo modo di comportarsi, fa parte di una fascia di età che poi magari si riesce a correggere. Noi quello che dobbiamo fare è avvicinarci a questi ragazzi per aiutarli con la prevenzione. Con la prevenzione, la repressione sarà indispensabile nel momento in cui non si riuscisse a tenere a freno questo fenomeno, ma aiutarli a responsabilizzarsi in questa specifica materia, perché questo è comunque il loro patrimonio che loro non stanno mantenendo certamente in servizio. Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono poche. E bisogna trovare anche un nuovo sistema di vigilanza, bisogna cercare anche di reperire altre realtà che aiutino, non con un sistema di polizia ma di sinergia assieme alle forze dell'ordine che sono presenti sul territorio a cercare di risolvere il problema. Una per tutte, abbiamo anche lì avuto una specifica riunione con ex appartenente all'arma e via discorrendo, ormai in pensione, che avevano sempre proposto, non è mai stata adoperata fino ad ora, di dare il loro servizio di volontariato, cosa che accade, lo vedete tutti, nelle scuole di tanti altri paesi quando li aiutano a attraversare la strada i bambini che vanno a scuola eccetera eccetera. Da noi queste risorse non sono mai state adoperate. Questi sono i settori dove bisogna intervenire, perché assieme al cittadino molti dei problemi, molti assieme al cittadino possono essere in qualche modo, non dico risolti, ma portati a gettare le basi per la loro soluzione. Non potendo scrivere perché all'interno della vostra lista c'è uno che conosco abbastanza bene, mi sostituisce l'illustre collega, oltre a questi altri qui locali. Ci chiederei di parlare di un problema molto importante, che è quello dell'ospedale, e che voi tutti conoscete. Non lo so. L'ospedale mi dà l'opportunità per dire, noi abbiamo fatto un punto molto articolato del nostro programma sulla vicenda ospedale, fugando immediatamente il dubbio e il sospetto che era dato qui da quelle che sono considerabili maldicenze da campagna elettorale, e cioè queste relative al fatto che noi fossimo favorevoli alla chiusura dell'ospedale. Capite benissimo che in campagna elettorale si arriva, ahimè, ad adoperare ogni espediente pur di accaparrarsi il consenso. Noi abbiamo deciso, e lo facciamo molto volentieri, di comportarci sfilandoci completamente da quelle che sono le polemiche, perché non si possono gettare le basi di una futura amministrazione assolutamente sulle maldicenze, perché è finito il 31 di maggio. Poi bisognerà tutti riguardarsi in faccia per parlare di cose concrete, ma abbiamo immaginato che un polo, un distretto sanitario che ci riconosca un'autonomia con la specificità derivante dal fatto che noi siamo un'isola e che nessuno deve dimenticare, perché pare che nel territorio della Sardegna nessuno sappia che c'è il mare fra Palau e la Maddalena e che noi viviamo isolati, ci considerano e continuano ad operare lo strumento legislativo regionale al pari di quelli che sono i territori dei comuni frontalieri, conscio e consapevole del fatto, per averlo provato in persona, che anche molti consiglieri regionali non sono mai venuti a Maddalena, certo, ad operare quelle regole per equipararci a
come dire, a Ghilarza, a Oristano, eccetera, eccetera, non serve assolutamente a nulla. La nostra è una comunità che vive per lo più isolata, che vive in un posto bellissimo ma che ha anche molte intemperie. Noi dobbiamo avere un servizio sanitario qui sul posto, fondato su regole speciali, su fondi specifici che ci garantiscano nel momento in cui c'è davvero la necessità la sopravvivenza. Si è parlato di punto nascita, si è parlato di elicotteri, si è parlato di collegamenti, qualcuno ha tentato di venderci che siamo molto vicini al primo ospedale perché siamo solo a 40 minuti, e solo 40 minuti da Tempio, 40 minuti da Olbia. Solo la cecità di qualche dirigente delle ASL arriva a fare considerazioni del genere. Nel momento in cui mi trovai nella scorsa esperienza provinciale a discutere un argomento del genere, ma siete a 40 minuti perché fare Palau, Olbia, ci arrivate meno male tra i 35 e i 45 minuti, ci levavano immediatamente il tempo per andarci sul traghetto, trasecolarono quando ebbe a fare la considerazione che tra un traghetto e l'altro a volte c'è anche un'ora, se non di più. Quando uno si sente male, il minimo si sente male un minuto dopo che è partito il traghetto, quindi deve aspettare un'altra ora in banchina, farsi il viaggio col traghetto, arrivare a Olbia. Ma di cosa state parlando? Ma avete idea che noi siamo a un tempo considerabile, a 2 ore dall'ospedale più vicino? Non ci parlate di elicotteri, perché mantenere un percorso fisso di elicottero qui quando ci saranno 50-60 ore di vento non cambia niente, il volo notturno è solamente è raggiungibile attraverso le strutture dei vigili del fuoco quando sono abilitati a quel servizio. Non state ad amministrare dal punto di vista sanitario questo territorio come tutti gli altri paesi. Qui c'è bisogno di un intervento specifico, bisogna riacquistare le presenze di tutti quegli ambulatori che noi non abbiamo, bisogna riacquistare le specificità anche per i ricoveri primi, gli interventi veri, e cercare di continuare a portare avanti quelle che sono le lotte per riconquistare quello che c'è stato. Un tempo qui si facevano gli interventi chirurgici e sotto silenzio ci hanno scippato anche quello. La Camera Iperbarica ha vissuto un momento di grande incertezza e anche lì si è consumata una di quelle disavventure. Saremmo riusciti ad avere una doppia Camera Iperbarica e siamo finiti con gli stessi fondi ad avere una Camera con un aumento di soli 2 posti e un servizio che può avere anche, e va visto questo, una velleità di diventare polo attrattore di un turismo anche sanitario, perché il nostro territorio e Caprera si prestano moltissimo per le riabilitazioni, il nostro mare si presta moltissimo per le terapie, la nostra camera iperbarica, la dialisi, possono essere servizi a disposizione del cittadino e del cittadino turista. Finché non si rendono conto di fronte a noi e quelli che stanno a 300 km che noi viviamo in realtà di questo, noi non andremo da nessuna parte. Quindi la risposta sull'ospedale è che ogni e qualsiasi, anche lì non ideologica, iniziativa che può essere fatta per migliorare il nostro servizio va assolutamente portata a termine. Allora, volevo ricordarti e informare che lunedì prossimo, domani sarei a Radio Cipea per una serie di un'intervista di tipo elettorale, così come del resto sono già stati e saranno gli altri. Ore 10. Naturalmente. Allora, voi siete una lista civica. Una lista civica, conoscendo più o meno la storia di ciascuno dei candidati e delle candidate, credo di poterla definire, la vostra lista civica, una lista di centro più orientata a destra piuttosto che a sinistra, in linea generale e di massima. In un mondo politico-amministrativo che a Cagliari vede un governo regionale di centro-sinistra e a Roma un governo nazionale di centro-sinistra. Questo credo che sia un dato di fatto. Aggiungo che all'interno di questa lista c'è una notevole presenza di candidati che hanno già avuto esperienze amministrative, non solo di consigliere comunale ma anche di assessore. Questo potrebbe essere dal punto di vista elettorale un, mo,
momento di forza o di debolezza da parte della tua lista? E in caso di vittoria della lista Montella, credo che ci potrebbe essere un motivo di forza. E ultima domanda, nel caso in cui dovessi essere eletto sindaco, quale sarebbe il primo provvedimento che prendesti? Parto da una considerazione di ordine generale. All'interno di questa avventura nessuno ha mai pronunziato la parola centro, destra e sinistra. È una realtà di fatto, ma è una lista civica. L'ho detto in apertura, la nostra convergenza è sulle idee, avendo abbandonato in maniera assolutamente chiara quella che poteva essere un'esperienza politica passata di ciascuno di noi, perché il presente ci vede in questa situazione. E l'esperienza passata, l'appartenenza politica passata, non devono, nessuno vuole condizionare nessuna scelta da qui in poi. Questa è la parte. Parlando ancora politicamente, devo dirti che le appartenenze che ci sono in questa lista, con l'obiettivo che deve essere considerato la sua premessa, sono invece molto ma molto ben equilibrate. Non è una lista di centro-destra, non è una lista di centro, non è una lista di centro-sinistra, però le anime ci sono di tutte le appartenenze, con rispetto che ci sono. I rapporti con la regione non devono per questo farci correre il rischio di essere considerati una lista di centro-destra, perché non andremo a Cagliari a parlare dei nostri problemi esibendo una tessera di partito che nessuno ha più, Noi ci proporremo per andare lì con il rispetto istituzionale che spetta al nostro interlocutore, rivendicando per meriti, non per diritto, cercando di rivendicare per meriti il rispetto istituzionale che ci compete e ci competerebbe come amministrazione comunale, come un territorio strategico di tutta l'isola. Gli stessi rapporti non saranno così difficili a livello nazionale, perché il governo attuale, e questo è, va visto in una cornice nuova, non è solo di centrosinistra, ma c'è anche una grandissima componente di centrodestra, perché se il Presidente del Consiglio è di sinistra, virgolette, il vice non lo è assolutamente. Questo a noi ci consente invece di avere la possibilità di avere soprattutto interlocutori personali, interlocutori dai quali speriamo di essere stimati e che stimiamo, per portare sul loro tavolo solamente quelle che sono le problematiche in maniera asettica dal tessuto politico, per cercare di convincerli che l'obiettivo principale è di occuparci di cose assolutamente concrete, ed è questo l'obiettivo. Quindi la questione partitica io tra l'altro la considero superata anche in questo contesto storico, perché non dimentichiamoci che la crisi dei partiti la percepiamo tutti, è certa, è inutile che noi continuiamo a ragionare, non è una critica Claudio, è un ragionamento. Sì, ma per fatto non sono domande, perché sono obiezioni che muovono altri candidati. Sì, ma si possono attaccare a tutto, se fosse io non sprecherò un solo minuto per andare a vedere le componenti delle altre liste, sono espressioni di persone che si sono dette e fatte di tutti i colori, cose di tutti i colori l'una con l'altra. Io di questo non me ne voglio occupare, perché mi sono ripromesso di presentare quelle che sono le idee, di non andare ad accaparrarmi i consensi su quelle che sono le problematiche a tutti. No, no, e nella maniera più assoluta no. Ma nella crisi partitica, che è di livello nazionale, non possiamo non percepirla tutti quanti, io credo che la nuova ideologia deve guardare in avanti. Tutto sta accadendo, il sistema dei vecchi partiti ormai sono diventati una totale nullità, non esistono più, ormai si creeranno delle strutture politiche nuove, noi dobbiamo guardare probabilmente in avanti. Paradossalmente il territorio del nostro comune, io l'ho sempre pensato in questi temi, è quasi come se fosse un bacino di coltura di quello che arriva a livello nazionale. Noi siamo sempre stati, abbiamo sempre già sperimentato a livello locale le cose che sono accadute a livello nazionale.
Com'è? Storicamente abbiamo gli esercizi in piccolo, noi sono sempre stati fatti, no? Da questo punto di vista devo rispondere però anche alla tua domanda seconda sul fatto che i precedenti che componenti della lista siano stati già amministratori possono essere considerati punto di forza o di debolezza. Io li considero assolutamente punto di forza, laddove si consideri che, e ritorno ma sono ripetitivo, ognuno di questi mette a disposizione spassionatamente la propria esperienza. Io quando sento nelle nostre riunioni interne parlare l'uno con l'altro, ognuno dice: diamine, si può fare anche questo e non è stato fatto, c'è anche da fare questo, io saprei anche dove giacciono nelle pieghe del bilancio le possibilità per scardinare questa o quell'altra iniziativa, questo è quello che fa, è un punto di forza, considerato che questo è l'unica cosa che vogliono portare a disposizione. L'ultima domanda, quello che faremo per primo, se sono riuscito a far memoria esattamente di quel che mi hai chiesto. Uno dei primi interventi che noi faremo, certamente ci troveremo nella condizione di andare a vedere se il bilancio è stato approvato oppure no, e tenete conto che quando si viene eletti all'inizio di giugno la stagione dal punto di vista turistico è sostanzialmente iniziata, quindi interventi radicali da questo punto di vista non se ne potranno fare, è quella di andare a reperire subito nelle pieghe del bilancio alcune risorse che possono servire per iniziare in maniera concreta, noi speriamo di farlo almeno i primi segni in fretta, iniziare a ripartire dal decoro urbano, perché è una cosa che il cittadino sta chiedendo, percepire le cose dal basso, percepire le cose dal basso dalle cose concrete che ci possono in qualche modo consentire di vivere con molta ma molta più, scusate il gioco di parole, vivibilità il nostro territorio partendo dal basso. Ci siamo anche ripromessi di non dire mai se avremo un enorme progetto, perché anche qui abbiamo concordato sull'idea che non devono essere ripercorsi gli errori del passato, cioè vendere i consensi elettorali attraverso un progetto inarrivabile, ma quando avremo un progetto molto più importante lo andremo a comunicare alla comunità solo dopo che è stato ottenuto e pronto a realizzarsi. Questa è, credo di essere stato giusto. Bravi. Allora, tu sai, io penso, da un po' di tempo sono in panchina, legato in panchina, però di fatto sono ancora un cronista a tutti gli effetti. La domanda che ti volevo fare, ho dato una scorsa al tuo programma elettorale, quindi mi sembra dettagliato, rilevante su alcuni temi, non hai trascurato nulla, però mi sono soffermato su un tema in particolare che riguarda il settore nel quale io opero da qualche anno. Allora, tu parli di turismo ambientale, turismo congressuale, di varie tipologie di turismo. Qualcuno ha detto in passato che si poteva fare a meno di un determinato settore dell'economia per poter vivere solo di turismo, a mio avviso non è possibile. Però se vogliamo iniziare dall'ABC, innanzitutto bisogna recuperare appunto turisticamente alcune strutture che sono in abbandono ed è possibile farlo, anche di convertendole, cambiandole la gestione, eccetera. E poi ci sono anche delle aziende che sono un po' avulse dal contesto isolano, nel senso che ci sono, però non ci, nel senso che di indotto non creano quasi assolutamente niente. Ecco, come qualcuno aveva detto che aveva promesso che queste aziende che non creavano indotto, che erano un po' avulse dal contesto, dovevano essere inserite in questo contesto e quindi consentire quindi di, lo dico dare boccata di ossigeno, ma di aiutare, sostenere in qualche modo l'economia locale in determinati settori. E poi riguardo cioè, parlo di aziende tipo l'ex Valtour, tipo l'attuale Uber, tipo il Signore dei Ceraletti, che sono aziende cioè che senso hanno se delle professionalità che nel viso si possono trovare qua, che senso hanno che vanno a cercare le professionalità altrove, e altre professionalità, vedo il mio caso, cioè non è un caso particolare, ma degli esempi che mi riguardano. Ok. E poi, poi anche secondo me, come è successo ad esempio per l'Arsenale, che hanno violato l'identità, storicamente l'identità di una
di una comunità per poter fare un albergo a 5 stelle in un sito che, dove proprio si poteva fare di tutto meno che un albergo a 5 stelle, una location che non si cercava niente con un albergo a 5 stelle. Ecco, come tu pensi, ecco, di prendere in mano la situazione per poter rendere un pochino più razionale in questo momento, che proprio secondo me, ecco, cosa, in questo caso il turismo da diletto, il turismo che, come si dice in gergo, da riporto, come lo incentiverete? A prescindere, ecco, da queste diverse tipologie che sono importanti per allungare la stagione, però proprio il turismo vero, tu pure. Ci arrivo. Allora, intanto deve essere un'operazione simmetrica, cioè ogni operazione di questo tipo ha una sua influenza nell'intervento che si immagina in modo immediatamente successivo. Quando noi abbiamo parlato di turismo sportivo ambientale, di ecoturismo, di turismo congressuale, di turismo culturale, poco prima ho detto anche turismo sanitario, noi è pacifico che non possiamo fondare il nostro futuro solamente sul turismo, ma partiamo da un patto in realtà molto semplice: il turismo in quest'isola è e potrebbe essere una delle fonti principali che non esprime o comunque non è adoperato per quel che potrebbe produrre. Se fosse messo a regime tutto questo, è quando noi diciamo il turismo ambientale, l'ambiente c'è già, noi dobbiamo in qualche modo solamente avvicinare le persone, torno al discorso di prima, la percezione di questo territorio, devono percepire come un territorio accogliente, che sia pronto a soddisfare le loro esigenze, e questo a cominciare col biglietto da visita nel tessuto urbano di primo sbarco, perché poi possano essere smistati in qualche modo, in modo importante, in modo funzionalmente corretto, in modo intelligente, dove in realtà loro vogliono andare. Caprera, avete visto che già per noi Maddalenini decolla da sola, io non ho mai visto come negli ultimi anni tanta gente che ci va a correre, a passeggiare, è una cosa che assolutamente, se sorge spontanea su questo nostro tessuto urbano, è una cosa assolutamente, virgolette, vendibile al turista, se solo fosse inserita in un contesto che consentisse di... Però scusate, non puoi vendere, andare alle fiere a vendere la spesa rosa, no. La spesa rosa non la vendi, vendi, no. I servizi che crei sul territorio. Bravo. Avevamo fatto un incontro, mi pare ad ottobre, con l'amministratore delegato della Benetti, che ci diceva, non so se l'aveva detto pubblicamente, che lui aveva salvato la propria azienda non sugli yacht ma sui servizi che ci stavano dietro. Noi dobbiamo pensare, i servizi sono quelli che in realtà danno la vera occupazione, che fanno spendere quel denaro in più. Questa è la cosa che noi dobbiamo pensare. Turismo congressuale. Noi abbiamo un posto che sarebbe ambitissimo per fare il turismo congressuale, eppure non siamo in un circuito di questo tipo. Sono forme turistiche che nascono a ridosso della stagione estiva. Perché non è neanche la ricettività. Non è la ricettività. Non è il centro congressi. No, non è la ricettività, potresti avere il centro congressi, ma la ricettività è data da un sistema che si inserisce. Perché se noi partissimo col concetto di essere azzoppati, di non avere le strutture a 5 stelle, noi non potremo mai arrivare a questo. Loro ci sono già fuori, ma noi non dobbiamo ambire al circuito delle 5 stelle, come io ho già avuto occasione di dire, quando venissero realizzate Maddalena le 5 stelle saranno di moda le 7 stelle. Noi dobbiamo mettere a sistema il nostro tessuto perché possa inserirsi, come succede in tante altre location. C'è gente che non ama neanche più andare ai congressi per stare in un albergo a 5 stelle nel sistema frontaliero. Oggi ci sono delle strutture ricettive che sono comunque all'altezza, ma che garantiscono maggiore privacy, maggiore, che sono sparse sul territorio. Cioè l'idea dell'albergo diffuso, di cui io non mi voglio addentrare perché è una cosa della quale si è abusata, è, o comunque della ricettività diffusa, è un'offerta assolutamente unica. Questo territorio ha gli strumenti per poterlo fare. Turismo culturale, la cultura, noi non facciamo turismo culturale, 135.000 presenze del Museo di Garibaldi vengono adoperate solamente dal Museo di Garibaldi e noi dobbiamo cercare di introdurci un sistema che intercetti questo flusso, però offrendo, magari col biglietto unico, sarebbe una grande speranza, ma offrendo un'opportunità perché queste persone possano visitare quello e anche altro.
Ecco che qui va ricucito questo tessuto urbano perché consenta al turista che arriva di percepire, ormai il turista non sta più sulla spiaggia tutto il giorno, il turista vuole andare a vedere, vuole andare a fare esperienze, vuole andare a toccare, vuole andare a visitare. La spiaggia rosa è già stata venduta un'infinità di volte. Sì. Vero è che noi non l'abbiamo mai adoperata a livello comunale. Come il dottor che vendeva la fondamentina, no. Abbiamo noi non tanto se continuiamo ad andare avanti così non troveremo neanche più certe spiagge, rimarrà solo la spiaggia rosa. Allora noi dobbiamo inserirci in un sistema turistico che possa essere assolutamente non solo compatibile ma sfruttato, e lì bisogna fare nascere le nuove imprese, sfruttato come opportunità anche di lavoro nell'ambito di limiti di assoluta decenza e comunque di qualità. Hai menzionato le strutture che creano indotto, chiaramente ti riferivi, poi l'ho compreso, alla Val Tour e al Mediterraneo. La Val Tour continua ad assumere persone che vengono non più, cioè queste strutture storicamente, per chi non lo sa, lo dico per Marchia, la Val Tour di Santo Stefano e il Crio Mediterraneo erano strutture nate in questo territorio prima che altrove, decine e decine, anzi 40 anni fa se basta, no, se non di più, se non di più 60 anni fa, che hanno consentito al cittadino un'occupazione stagionale molto molto importante. Parlavano di numeri, io non ricordo bene se solo il primo italiano dava 120 posti di lavoro solamente in estate, cosa che noi abbiamo assolutamente perso. Beh, lì si è perso per cecità. Io continuo a difendere l'idea che un Mediterraneo aperto anche con la forma attuale Mediterraneo di Caprera avrebbe lavorato in maniera perfetta perché la gente, quel mercato è ancora fermo. Parte delle strategie del MED, non è colpa solo nostra, si può recuperare. Noi non abbiamo colpa, è colpa delle strategie del Mediterraneo che andava verso il fallimento, però bisognava credere sul fatto che quella struttura aperta può essere tra l'altro amministrata anche a livello locale, le imprenditorie locali ci sono cresciute lì dentro. La Val Tour, certo, bisogna sensibilizzare gli imprenditori che vengono qui senza dare ricaduta, che l'occupazione almeno a livello locale deve essere riconosciuta. Non c'è uno strumento giuridico per obbligarli, non c'è quello, però c'è uno strumento politico per sensibilizzare, lì che deve lavorare la politica. Arsenale G8. Sono contento che tu dica e consideri la struttura dell'arsenale G8 come una porzione isolata che forse non si sarebbe neanche mai integrata col nostro tessuto. Certamente vanno recuperate tutte le possibilità che può dare quella superficie per far ripartire il reparto nautica, e come nautica non è solamente maxi yacht. I maxi yacht, e io concordo con quello che disse l'amministratore delegato Benavinetti, vanno dove ci sono altri maxi yacht, perché il proprietario vuol misurarsi per far vedere al suo competitore più bello dell'altro, ma soprattutto hanno bisogno sul retro di un apparato commerciale che consenta di sfoggiare anche lì tanta ricchezza. Quello che invece è molto importante per ricominciare a partire dal basso sono le risorse che possono stare a ridosso della nautica, la cantieristica che noi non abbiamo, una per tutte, siamo mi pare 100 e passa chilometri di costa, non abbiamo un sistema di alloggio barco, tra il lift, ci sono nostri imprenditori sul settore nautico che pagano 7, 8, 9, 10 mila euro solamente di alloggio e barco fuori, quindi noi abbiamo una grande emorragia di capitali interni, per parlare del prodotto interno, che vengono spesi fuori, che in realtà vanno intercettati per rispenderli sul territorio, a partire da questi costi, dalle maestranze, dai lavori. E potremmo con quelle strutture superfici in realtà diventare attrattori, visto che stanno terminando le superfici a disposizione, di molte risorse di questo tipo. Devo dire che la vocazione di quel posto in maniera assolutamente straordinaria di coincidenza si presterebbe benissimo per creare il terminal crociere. Il terminal crociere non ha bisogno di un supporto commerciale enorme, deve essere una pista di atterraggio dalle navi, un'operazione che bisogna conquistare. Anche quella non la si può vendere come un prodotto già definito o conquistato, perché sappiamo tutti quali difficoltà ci sono, sappiamo che i problemi del Nord Africa probabilmente dovrebbero essere adoperati per creare nuovi scali a disposizione delle navi da crociera che stanno scappando da quelle zone. Un terminal crociera ha necessità, dicevo, di uno sbarco, di una raccolta delle persone, di veicolare queste persone sui circuiti di cui parlavamo prima, di turismo di ogni genere, per essere recapitati qua e là.
anche nella costa, perché c'è una grande sinergia pure con Palau da questo punto di vista, però il tessuto vero, economico, storico, culturale è nel centro. Noi non siamo mai riusciti a capire che noi abbiamo un centro storico che è pronto, gli altri non hanno un centro storico, i comuni frontalieri non hanno una storia del loro centro. Noi abbiamo un centro storico che è architettonicamente già formato, sul quale però non facciamo operazioni di valorizzazione. Tutto tondo, quindi insomma il concetto è abbastanza chiaro e molto ampio, però intendete anche fare sistema o rimanere, cioè ognuno, sì, valorizziamo, ripristiniamo, che siano le strutture ex G8 o quant'altro, e in quale forma, eventualmente dovete già un po' dire chiaro. Seconda domanda, sul piano più di elezioni, no, amministrative. Vero che la città deve essere pronta, indubbiamente, perché vive soprattutto sul turismo, sull'indotto, eccetera, ma il 31 maggio votano ovviamente i maddalenini. Volevo chiedervi, ma qual è e in quale modo intendete eventualmente i vostri progetti, che ho capito insomma saranno anche a brevissimo termine, come un po' tutte le amministrazioni insomma in campagna elettorale fanno, per coinvolgerli. Cioè i maddalenini vivono qua sull'isola ovviamente, e hanno il problema, come un po' insomma conosco bene anch'io, perché venivo diverse volte anche per motivi appunto professionali, di viverci tutto l'anno, ecco. E l'ultimissima domanda è per i giovani, prima ho sentito in effetti facciamo le strutture, cerchiamo, partiamo dal basso. La seconda domanda, prego. Cioè sulle elezioni per coinvolgere i propri maddalenini, cioè chi vi voterà, no? Una volta che poi, cioè perché dovrebbe venire a votarvi alla fine, cosa proponete di fatto a loro, al di là di attività produttive, commerciali, insomma il coinvolgimento giustamente delle, faccio un esempio ancora più concreto, avete in mente delle commissioni, gruppi di lavoro, eccetera. L'altra domanda, dicevo, è legata appunto ai giovani, ho sentito giustamente inserimento di, anche a scuola, partendo proprio dal basso e quindi in età credo insomma di più piccoli ancora, di educazione civica, poi però insomma per quelli che hanno già un'età adulti, insomma da ragazzi un po' cresciuti, cosa proponete? Perché insomma mi sembra di aver capito più solo in fronte di quasi insomma di pressione, eccetera. Prego. Allora, sembrerà un caso, però la tua domanda introduce un argomento sul quale noi abbiamo sentito l'esigenza di inserirlo nel programma. Premetto che io non ho visto il programma, quindi io sono andato allora, a votare, scusate. Colpa loro. Uccidere la prima. Allora, non ce l'ho neanche in mano. È qua. Chiedo scusa. È qua. C'è su internet. Allora. Grazie per Dio. Allora, la parola sistema è una parola che noi abbiamo speso più volte nell'ambito del programma, perché tutti questi argomenti, la parola sistema e circuito, il sistema e circuito, noi l'abbiamo adoperati perché erano in qualche modo le parole che facevano sintesi dell'obiettivo. Una cosa singolare del nostro programma è che noi non abbiamo fatto un punto del programma sul lavoro. Perché questo? Perché ogni argomento che abbiamo trattato, in qualche modo, incidentalmente, come effetto collaterale, come effetto primario, eccetera, eccetera, scusate, produceva lavoro. Quando parliamo di sistema, questo lo dico io a te, come conoscitore del tessuto locale, questo paese in realtà sistema non lo ha mai fatto. Noi non abbiamo mai adoperato la possibilità di fare sistema interno fra le tante realtà imprenditoriali sul posto, fra le tante attività commerciali, artigianali sul posto, fra le tante risorse che noi abbiamo. Il sistema non è mai stato fatto. E questa è una comunità che ha sempre vissuto molto della libera iniziativa di ogni imprenditore, che ovviamente non inserendosi in un sistema ha visto il suo concorrente come un avversario piuttosto che come una risorsa. Questo in qualche modo ha penalizzato la crescita del tessuto economico locale. Una delle prime iniziative che devono essere fatte è proprio quella di andare a sensibilizzare
il nostro tessuto economico, cioè le attività imprenditoriali del posto, perché facciano un sistema l'una con l'altra, perché non è un solo modo di dire, ma l'unione fa la forza, l'unione crea opportunità. Se un locale commerciale porta tanta gente vicino, crea la risorsa per un'altra attività che ancora quello non ha realizzato, perché aumenta il flusso di persone, il flusso turistico e il flusso del... Questo sistema va cercato e fatto qua, ecco perché noi ci proponiamo di aprire un ufficio interno al comune che sia rivolto soprattutto alle attività per essere guidate ad inserirsi in quel circuito, in quel sistema, per creare un sistema prioritariamente interno, in maniera tale da far percepire anche lì l'esigenza economica come una risorsa per tutti e contemporaneamente creare le basi perché si inserisca in un sistema esterno, cioè in un circuito esterno. Se noi, fino a come è stato fatto fino ad oggi, non ci prepariamo con questo sistema, diventiamo, perdonami la parola, non vorrei che avesse un peso negativo giornalistico, terra di confine, o meglio terra da sfruttare per gli altri, risorse solamente per i comuni frontalieri e per chi vede quello che in realtà il nostro tessuto ancora non riesce a tradurre. Cioè è più facile che il nostro territorio sia adoperato economicamente dagli altri di quanto non lo facciano gli isolati. Non per pigrizia, un po' per deformazione, un po' per cultura personale, però i giovani, che si rispondono contemporaneamente alla tua domanda, invece questa cosa l'hanno già capita, tant'è che stanno tutti cercando di portare nuove idee perché siano messe e adoperate per creare nuove opportunità. Allora, tu senti solo dai giovani parlare di turismo congressuale, tu senti solo dei giovani parlare, mettiamoci nelle borse turistiche, andiamo a promuovere il nostro territorio altrove, cosa che il commerciante anziano ancora è un linguaggio che si ha sentito, conosce, ma che non riesce a tradurre in pratica. I giovani, con la loro capacità di tradurre in concreto queste cose, sono il vero volano. In questo senso, in questo sistema, rispondo alla tua, ma anche a una parte della sua che l'ha introdotto, il patrimonio esistente deve essere messo a sistema, e va messo a sistema nel sistema culturale, nel sistema ambientale, nel sistema turistico, per produrre. Noi abbiamo un'infinità di patrimoni, anche urbanistici, che possono essere messe a sistema se solo ci concentrassimo al fatto di tradurre con la ristrutturazione l'uso piuttosto che andare a immaginare il consumo di altra parte del territorio per attività non certe. Noi abbiamo delle realtà che già attraggono le persone per andare a vederle come rovina, immagina se queste cose fossero tradotte in pratica. Relazione col cittadino, anche questo è un punto specifico della partecipazione al cittadino, del cittadino. Concludeva la parte di quel punto dicendo che la casa municipale deve essere considerata una struttura aperta dove il cittadino sia al contempo individuato come utente ed obiettivo principale del lavoro comunale. Allora, fino ad oggi il cittadino, ecco cosa, perché noi ci rivolgiamo al cittadino chiedendo la loro fiducia, ha vissuto e ha percepito la casa comunale come un posto di inimicizia, un posto lontano, un posto dove le loro istanze non trovavano né soddisfazione né esame. Quello che noi ci proponiamo è quello di avere una casa municipale molto più aperta e un messaggio molto chiaro di lealtà a quello che vogliamo dare. Da soli non ce la faremo ad amministrare il paese perché c'è la riduzione anche dei consiglieri e degli assessorati, sarà indispensabile l'apporto delle competenze di tutti i cittadini perché considerino la casa comunale come deve essere aperta, casa di tutti. Noi questo dobbiamo conquistare, cioè riacquistare la fiducia al cittadino perché venga e si senta amministrato ma anche amministratore, lui stesso. Oggi la percezione che si ha è di una cosa assolutamente negativa, si ha una percezione negativa anche della parola politica, del politico, del politicante, dei partiti, la lista, e qui mi ricollego a quello che diceva Claudio, è civica, la parola partito non va pronunziata mai più, non va neanche pronunziata la parola politica nel senso negativo. Poi bisogna cambiare esattamente tutte queste cose perché si arrivi a far capire al cittadino che un amministratore è là perché è mandato da tutti per fare solo le cose di tutti e nient'altro. Noi ci proponiamo un nuovo modo di vedere la cosa per preparare le basi anche dal punto di vista educazionale perché chi subito dopo di noi andrà a prendere le redini continui in quest'ordine, stando vicino. Sono esperienze che in altri settori sono già riuscite.
e questo ci accomuna moltissimo. Certo, non è facile farlo ripercepire immediatamente. La fiducia che noi cerchiamo di avere i cittadini è A, sul fatto di esserci presentati con le idee assolutamente chiare. Nel nostro programma, tu lo avrai ora prima di andare via, c'è scritto esattamente quello che facciamo in maniera molto molto semplice, le idee sono assolutamente chiare. Non abbiamo inteso adoperare nessuna parola aggressiva, pesante nei confronti neanche degli avversari, nonostante sì, siamo stati fatti segno e oggetto di più di un improperio, però questo fa parte di chi vuol scegliere questa via per farsi la campagna elettorale. Noi crediamo che il Paese abbia bisogno, dicevo, di cose base, di molta rapacificazione, perché poi il vero problema è che quando si esasperano questi concetti, amministrare dopo è difficile se non è impossibile, mentre noi dobbiamo continuare a raggiungere una capacità di convivenza civile fra tutti, a prescindere dalle idee. Questo deve essere una conquista da fare. Questo non sarà facile. Allora, la prima cosa dove bisogna intervenire, dicevo, è qualcosa di piccolo ma immediatamente percepibile, che la gente però sta chiedendo. Registro a margine di tutto questo infinità di persone che ti fermano per strada e ti dicono: non venite a dirci i progetti, fate le cose base, elementari, tutti vogliono questo, e noi per questo ci stiamo senza più esposto il programma, diverse idee, però siccome le idee cambiano sulle gambe degli uomini, il candidato sindaco Montella, in caso di vittoria, ha già le idee chiare su chi sarà destinatario delle deleghe, assessoriali? Perché pensi perché è un po' provocatore la domanda. Pensi di fare ricorso alle figure tecniche, quindi esterne, oppure, tra l'altro, in una riforma che vede la riduzione del numero degli assessori, credo a 4, con condizionamenti tra virgolette, nel senso che obbligatoriamente ci sono le quote rosa, eccetera, giustamente, secondo il punto di vista. Ecco, però hai qualche idea, hai già idee chiare su questo, che è fondamentale alla fine, perché poi appunto la squadra è quella di Giunta. Dunque, ti rispondo senza girarci attorno. Vuoi che non risponda? No, ti capisco. No, io ti rispondo volentieri con cose vere. Non mi sottraggo io le domande. Anzi, non un candidato di questa lista, non uno, ha mai pronunziato la parola "avrei il desiderio di far parte della giunta". Non uno. Ma non sto dicendo bugie. Non uno. Né ad alcuno è stato detto sarai, farai, perché tutti hanno detto questo è un problema tuo. Cerchiamo di ora di fare questo, dopodiché questo spetta a te. Di questo io ne devo dare grande merito, perché la mia forza sono loro. Non ho avuto proprio necessità neanche di discutere, figuriamoci nel porto. Qui la battutina mi viene anche spontanea. Dall'altra parte sembra che ci siano più assessori che consiglieri, ci sono sindaci che hanno 4-5 vice sindaci. Noi questo problema non lo abbiamo. Sull'assessorato esterno, tanto la nuova compagine di giunta dovrà essere al 40% rappresentato dall'altro genere, quindi significa che se fossero 4 più il sindaco, il 40% spetta all'altro sesso. Non è detto che l'amministrazione sia fatta da 3 donne e 2 uomini o da 3 uomini e 2 donne. Se fosse 4 più 1, se fosse 5 più 1, devi comunque rispettare il 40% dell'altro genere. E uno dice, compreso il sindaco. Sì, c'è chi sostiene che sia, noi abbiamo forse una legge regionale che sposta da 4 a 5, ma non c'è certezza. Però sono conti che si faranno dopo. Vero è che la parità di genere, tutti dicono no, perché devono essere rispettati 2 posti per le donne, non è vero. Devono essere rispettati il 40% per l'altro genere. È una proporzione, perché i generi sono uguali. Non è che devono aprire anche alle donne. Le donne sono una presenza importante, forte. Non si potrebbe fare un'amministrazione di solo donne. Neanche di solo uomo. O di solo uomo. Non si può. Non si può. Né la lista di solo donne, perché l'altro genere dovrebbe... Perché il genere. Quindi questo non si può fare.
Sull'assessorato esterno, devo dire la verità, la tentazione a livello ideologico di un assessorato esterno a volte appare quasi come un miraggio. Gli assessorati esterni, secondo me, possono essere a livello teorico, non è il nostro caso, però quindi rispondo, dei miraggi dove uno può trovare la figura arci ultra esperta di una determinata materia. Io lo vedo con molta diffidenza questo argomento, perché molto spesso l'assessore esterno, salvo non sia estrazione dello stesso tessuto sociale, è quasi un estraneo che non percepisce la realtà. Perché noi, io lo dico per esperienza, ci troviamo molto spesso con la riforma della legge ad avere l'amministrazione in mano a dei dirigenti che però non sono figli del nostro tessuto sociale e si commettono degli errori difficili, leggasi, ma solo per esempio, l'ubicazione dei cassonetti a scomparsa in punti che in realtà per il cittadino sono strategici, ma che per un dirigente che non è cresciuto qui non li ha percepiti come tali. Ecco perché ho sempre un po' di difficoltà. Una cosa è certa, che avendo diminuito enormemente il numero dei consiglieri e il numero degli assessori, io sono più che convinto che i consiglieri avranno tutti un ruolo importante, perché le deleghe saranno tante. Bisogna dividersi il lavoro, dividerselo tutti, non pensiamo che chi è chiamato alla sventura di dover fare l'amministratore in prima linea sia un beneficiato, può essere anche uno sventurato in realtà. Quindi se riduciamo a 11 la maggioranza, lo capite tutti. Ecco perché io dicevo anche lì, da 16 ne passano 11, la maggioranza sarà fatta di 11. E se fossero 4 assessori devono fare il doppio del lavoro. Quindi sarà indispensabile l'aiuto del cittadino ad amministrare. Chiudo il ragionamento col fatto che, rispondo anche in parte a Valchiria all'argomento di cosa dire al cittadino, oggi è percepita l'amministrazione, la casa comunale, come una cosa negativa. Però il cittadino ha delle grandi risorse, molte più di quanto gli amministratori passati, i politici nel senso negativo, siano riusciti a tradurre in cose concrete oppure a dare l'esempio. I cittadini, quando sono stati chiamati a fare volontariato, i nostri si sono distinti in maniera eccezionale e hai visto gente che non va d'accordo tutti i giorni, che però per un obiettivo comune era seduta una a fianco all'altra e si passava la roba. A livello comunale questo non è accaduto. Noi dobbiamo cercare di riportare quell'esempio all'interno, di dare quell'esempio anche all'esterno. Perché se tu stai in mezzo alla gente, io ho un'immagine, se l'amministratore, come lo facevano gli americani all'epoca col Comodoro, è il primo che ha la scopa in mano in mezzo agli operai, il messaggio è pacifico, la gente percepisce un altro modo di vivere. Ho risposto al tuo tentativo di... No. Però la risposta è questa, genuina è questa. Non ho risposto alla tua necessità di studiare, ma è la verità, non girarmi, è la verità. Va bene, se non ci sono altre domande, io credo di avervi rubato anche fin troppo tempo. Se ci porti a pranzo adesso. Sono chiusi di solare. Sono passati i tempi. Della Democrazia Cristiana. Io vi ringrazio davvero tanto della pazienza e della disponibilità.